tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, vi dirò quanto ho speso per fare le modifiche della mia A5. Perché questo? Perché devo dire che mi sono scontrato con quello che sono i costi dell'automobile. Sia chiaro, non il possedere l'automobile o mettergli due o tre cosine, ma proprio se ci mettiamo in testa di sistemarla, modificare questo, modificare quell'altro, paraurti, bla bla bla, se andiamo a metterci le mani. E vi devo dire che alcuni costi li sapevo, si sa che sono quelli lì. Altri invece sono più velati, più nascosti, più che emergono mentre stai elaborando. E soprattutto mi è venuto a fare questa riflessione della differenza tra moto e macchine. Mentre con la moto la prendiamo ed è quasi praticamente pronta, andiamo a sostituire lo scarichetto, il filtro, mappettina, finito. Al massimo possiamo andare a mettere una pellicolina, una grafichetta, frecce, portatarga, tutta roba che costa meno. Ma soprattutto non dobbiamo andare, nella stragrande maggioranza dei casi, a potenziare più di tanto, perché il motore sono già prestazionali. L'impianto frenante, chi lo cambia? Sono pochissimi quelli che lo vanno a cambiare, perché già quello di serie funziona bene. Sulla macchina invece non è così, perché oltre ad esserci tantissimi pezzi, la spesa per arrivare ad avere qualcosa di decente, sia di estetica che di motore, è superiore. Dai, vabbè, scoperto l'acqua calda. Oltre a ricordarvi che non tutti sono studiati, siamo tanti su questo canale, sono sicuro che anche magari chi ci capisce un pochettino non sa, cioè non ha bene l'idea di quanto può essere la spesa per fare la macchina così. È una specie di gioco. Qua sotto nei commenti scrivete secondo voi quanto io ho speso in totale per farla così, e poi vediamo a fine video se ci avete azzeccato. Non barate. O meglio, quanto un utente X, quindi persona qualsiasi, avrebbe speso per farla così, quindi senza il canale, senza fare pubblicità, senza avere conoscenze. Io in questo per fortuna sono facilitato e per fortuna non ho speso quella cifra che vedrete a fine video, ma i costi sono quelli. Andiamo in officina e iniziamo. Allora, partiamo con le prime cose che ho acquistato. Il costo per acquistare tutti quei pezzi che io poi ho portato da officine EET per essere installate. Per la maggior parte è tutta roba inerente all'estetica, perché poi per il motore sapevo che se ne sarebbero occupati tutto loro. Per cui ho acquistato i paraurti anteriori e posteriori della RS5. Costo 1700 euro. E attenzione, non sono quelli originali. Sono sicuramente tra i migliori in circolazione, perché anche qui devi fare una ricerca, devi capire quale prendere, qual è quello di qualità. Paraurti comunque sia soggetto a vibrazioni, urti, e questi qua da 1700 euro erano un ottimo prodotto. Le minigonne, anche queste della RS5, 120 euro. I quattro cerchi della Oz MSV74, 1000 euro. Stavano un pochino di più, mi hanno fatto lo sconto. Soltanto che poi dici, oh, cambio i cerchi, metto i 19 perché so belli. E già, ma devi cambiare le gomme. E già gli dici, ah, porca miseria, ci avevo pensato. Le gomme, cambi il cerchio, devi cambiare le gomme. Che gomme ci metti? Quelle della Peg Perego? Dure? Con taglio brutto? Che non tengono niente? No! Ci devi mettere quelle belle, quelle prestazionali, grosse, quindi delle Bridgestone potenza che sono perfette e che costano. Quanto me costa? Te costa 770 euro. Tutte e quattro. Quindi non siamo nemmeno partiti e insomma... Basta! Quindi preso tutte queste cosine ho aspettato che arrivassero. Prese, portate da officine NT, cominciano a montare tutte le cose estetiche. E mi comincio anche ad informare per quello che riguarda il motore. Che scarico prendi, che scarico non prendi, decido di prendere il migliore. Super Sprint, quello che suona meglio, quello prestazionale, bla bla bla. E qui cito, tubo di collegamento Y, 460 euro. Ve sto a togliere, raga, euro più, euro meno, 264, sto fa paro. Terminali 1190. E poi tutto il resto, insomma, per fare lo scarico completo, 370 euro. Quindi siamo più o meno a 2000 euro, qualcosa del genere, capito? E lo scarichetto suona, ma no, suona che, cioè, per portafoglio, vabbè. Poi ovviamente devi corredare il tutto da un bellissimo filtro dell'aria sportivo, perché sennò non è che... Qui si parla sempre di hai fatto 30, fai 31, è ovvio. Filtro dell'aria sportivo, 100 euro. Poi, andiamo avanti. Dietro i sensori di parcheggio ci stavano e per fortuna i paraurti erano già predisposti per ospitare i sensori di parcheggio. Anche l'anteriore, soltanto che non avevo i sensori di parcheggio, per cui comprati. Sensore di parcheggio anteriore 140 euro. Poi, esattamente come per le moto, una volta che vai ad aprire il cofano, qualche cosa esce fuori. Quella cosa è un po' usurata, bisogna cambiare tutti i filtri, bisogna cambiare l'olio. E nonostante la macchina fosse in condizioni buone, si sa che quando uno acquista qualche cosa, macchina, moto, insomma, un qualsiasi mezzo, lo vuole perfetto. Dice, ci metto le mani perché è il mio gioiellino, l'ho appena comprato, vai, cambia tutto. E infatti vi cito nuovamente, perché i prezzi non me li ricordo. Filtro olio 17 euro. Filtro carburante
38 euro. Olio motore 100 euro, serve tanto olio motore. Filtro aria abitacolo 15 euro. E poi vari LED, LEDini, LEDetti dentro perché cambi le luci, perché quelle gialle ormai fanno schifo, vuoi quelle bianche belle. E lì magari, che ne so, 2 euro, 3 euro, 5 euro, bla 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 bla. Poca roba, insomma, quello è il meno. Poi escono fuori quelle cose impreviste. Da un momento all'altro si rompe la cinta. La cinta dei servizi, non è questo grande danno, si rompe e basta. Non funziona più il servosterzo, non funziona più la pompa dell'acqua. Quindi fermare subito la macchina. La cinta è vecchia, va sostituita, ci puoi fare poco. Sostituisci. Quindi se voi in quel frangente, se ne so, avete fatto il vostro calcolo, dite vabbè, io posso spendere X, li spendete tutti, uscite, ci avete un problema? Molti fanno così, ma anche con le moto. Dovete sempre tenere un determinato margine per eventuali problematiche. Per esempio questo scherzetto, la cinghia dei servizi, il tendicinghia, il rullo tenditore, 70 euro, 120 e 45, per un totale di uno scherzetto da 200 e passa euro. Che ce devi fa? Succede, le cose si rompono. Andate ad accendere il PC e il PC non funziona più. Dice, cazzo, ma prima funzionava. Prima, non funziona più, se le cose si rompono. E quindi, intanto che loro sistemano pezzi, pezzettini, pezzettetti, cerchi, quello, quell'altro, e lavorano sulla macchina, a un certo punto montano anche scarico, filtro, bla bla bla, e devi fare la mappa. La mappa, a mappa che mappa. La mappa costa, che sono 400 euro. È ovvio che sono costi che uno tira l'altro. Per cui o avete come me la fortuna magari di conoscere, di abbattere qualche costo, di aver messo un pochettino da parte per effettuare determinate modifiche, altrimenti no, cioè non vi avventurate, rischiate di trovarvi con un qualcosa di incompleto, a metà. Aspettate, perché mi sono scordato una cosa che ha un determinato costo molto importante: il volante. Perché è inutile avere la macchina bella, fuori, vistosa, se poi dopo c'è sta il volante del 2008, è brutto. Per cui mi sono comprato il volante, questo qui, tagliato sotto, che ha un costo importante. E in più c'è pure le palette della Lamborghini Urus, che sarà soltanto quello, secondo me, giustifica il prezzo. Soltanto che ogni volta che dico quanto ho pagato questo volante, tutti quanti mi dicono, tu sei un pazzo. Mi diedero del folle. Io purtroppo quando mi innamoro di una cosa, magari faccio i sacrifici, non lo so, per X tempo, non vado a cena, non... però quella cosa me la devo prendere. Il volante l'ho pagato 850 euro, con tutti i comandi plug and play, quindi semplicemente preso, attaccato e funziona, è perfetto. Poi c'è lo smaltimento dei materiali di consumo, c'è il trasporto, perché quando sono rimasto a piedi ero vicino all'officina, ma comunque sia, caro attrezzi, lo devi pagare, lo mettiamo, insieme ai costi quelli imprevisti, un'altra cinquantina d'euro. Saldiamo, non è che prendi, te ne vai dall'officina, ah vabbè poi ti porto, quello che faccio io è soltanto per scherzare, è una gag. Con Autofficine T c'è un determinato rapporto, ma voi dovete subito dare i soldini al ritiro della macchina. Era brutta, cioè era nera, ma con la vernice del 2008, con i paraurti anteriori e posteriori perché varivano grezzi, anche le minigonne. Insomma, c'è stata da lavorare l'estetica. Dove andiamo? Da Giulio e Luca Design. Allora, mi tolgo subito il dente dicendovi quanto dovreste nell'eventualità sborsare gli stessi identici lavori che ho fatto io. 2650 euro. Fermi, fermi. Non è che se portate la macchina, la volete fare impellicolare, pagare 2650 euro. Vi spiego quali sono stati i lavori che Giulio e Luca hanno fatto. Si parte con la preparazione, con la pulizia ovviamente di tutta l'intera macchina, perché deve essere perfetta. E poi la pellicola, per un costo di 1900 euro. Questo anche perché la macchina è molto grande. Lo so che dalle immagini non sembra, ma se ci avete in mente come è fatta una 5, è grossa, serve un sacco di pellicola. In questo prezzo calcolate anche lo smontaggio e rimontaggio di paraurti, minigonna, top, va tutto quanto smontato per effettuare un lavoro ottimale, che la pellicola se no si vede. Quindi chi fa un lavoro fatto bene smonta tutto. So che questa è una cosa un po' traumatica per chi la macchina, oddio no, non mi tocca. Però se vuoi fare il lavoro fatto bene e ti affidi a dei professionisti come Giulio e Luca, loro la macchina te la smontano. Poi c'è la verniciatura, perché voi vedete la macchina così e dite vabbè, è tutta wrappata. No, perché ci sono delle cose che vanno verniciate. La calotta dei specchietti, tutti gli stemmi, anteriore, posteriore, le minigonne sono verniciate, non sono wrappate. Perché devi anche capire dove effettuare una lavorazione e dove un'altra. Per verniciare tutto quanto in modo professionale, perché la vernice viaggiando prende insetti, prende sassi, prende, non puoi fare una cosa così tanto per 300 euro. Anche queste, guardate, che erano argentate, e io le ho fatte verniciare di nero. Ci sono un sacco di lavori a cui uno nemmeno pensa, ma poi dopo quando la vedi mezza completata e dici no, non ci sta bene, va fatto anche sto lavoro, no, bisogna fare anche quest'altro. E poi c'è l'oscuramento vetri. Non fanno direttamente Giulio e Luca l'oscuramento vetri, ma si affidano al mitico Grafiders oscuramento vetri, che è un professionista. Perché dico questo? Perché se poi il cliente non è soddisfatto del lavoro, perdonate la parola, fai un bucio di culo per niente, per cui deve essere tutto perfetto. C'è Grafiders oscuramento vetri, che garantisce le pellicole 15 anni, quindi significa che lui è sicuro che il lavoro che fa è duraturo e dura per sempre, per un costo che varia dai 250 ai 300 euro, in base all'intensità della pellicola, in base a quanta pellicola, perché questa porca miseria c'ha i vetri manco Titanic, sono enormi. E quindi altri
300 euro. E siamo sicuramente arrivati a una cifra molto interessante, che vi ripeto, è il prezzo che sarebbe costato a un utente normale. Per fortuna a me non è costato così. Tantissime si chiederanno: ma ne vale la pena? Ma perché? Ma sei un matto, con quei soldi vuoi fare altro? Devo li comprare, devo... tanti perché? La realtà è che quello che va bene per voi non va bene per me, perché io ho sempre voluto la 5 e l'ho sempre voluta così. Poi colore differente, colore non differente, ma con questo pacchetto estetico. Per cui se voi piuttosto con quei soldi vi compravate una Corolla, una Civic, a me non me ne frega niente. Lei è perfetta per i miei standard, vi ripeto, per i format che farò durante quest'anno, perché io già questo fine settimana partirò per fare motori a sapori, vado a Firenze. Se mi facevo per benzina 500 cavalli, dicevo no, aspetta, buono, non partivo, perché sennò Napoli, Firenze, poi tocca andare a Torino, poi tocca andare a Venezia, poi tocca... Dove vai? Con lei? Posso. E poi ho letto tanto sotto i commenti, insomma, mi è venuto un po' da sorridere, perché consiglio ovviamente, che ne so, no Lore, dovevi prendere l'intercooler, no Lore, dovevi prendere la turbina maggiorata, tubi siliconici, iniettori. Ma regà, ho speso già la cifra. Piano piano, cioè, io non è che sono ricco, io qualsiasi cosa che mi compro, anche le minime cose, per me è una soddisfazione, è una vittoria. E poi se vi porto tutto subito, che serie famo, che elaboriamo poi? Niente. Ci stanno un sacco di cose che possiamo prendere in un secondo momento e su cui possiamo portare il video elaborazione, step by step. Anzi, direi che nel primo video ho già fatto troppe cose. So anche che magari questo video potrebbe scoraggiare, perché i costi sono elevati. È proprio per questo che ho fatto questo video, per raccontare la differenza, no? L'essermi scontrato con i costi dell'auto. Ah, le pinze, tutti quanti a dirmi: Lore, le pinze rosse, mannaggia, le pinze rosse. Ma io ne voglio vernice le pinze, io voglio mettere l'impianto completo. Voi avete idea di quanto costa l'impianto completo per un'auto? Sono tipo 5.000 euro. Ed è proprio questo il fulcro. Mentre per la moto, come vi ho detto, è molto più semplice, fai due o tre cavolate, a posto, cammina, è pronta. Per la macchina ci sono una marea di pezzi da comprare, e sto realizzando, sto guardando che è molto più delicata, perché magari una volta non ti funziona la luce, una volta la cinta, una volta la spia, le candelette, è tutto per quattro, gomme, pasticche, dischi, qualsiasi cosa. Quindi è un mondo molto costoso, di più della moto. Ah, a proposito di imprevisti, guardate che vi faccio vedere. Sull'autostrada, sassata, vedete sto puntino grigio? Una bellissima sassata. Che fai? Porti lo specchietto. Per fortuna speriamo che Giulio e Luca siano di buon cuore e me lo rifanno. Ma se no, l'utente normale, pagare. Cioè, qui quello che tocchi, quello che tocchi sordi, qualsiasi cosa. È un macello, è un macello. Mi rendo veramente conto che il mondo dell'auto è proibitivo. Ecco, la parola giusta è proibitivo. Ma appunto per questo è interessante scoprirlo, iniziare a capire pistate, corsi di guida, insomma cose che altre persone purtroppo non hanno la possibilità di fare, e magari io grazie al canale posso portare queste esperienze e portarvi con me. Quindi grazie mille per aver visto questo breve ma penso abbastanza interessante video per capire. Noi ci vediamo come sempre al prossimo, ricordate di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare anche la campanella, così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Cosa dice il vecchio francese quando si accorge che c'è il sale? È chapeau! Bravo! Bravo! E lui la sapeva! Questa la sapeva!